Ancora in diretta sulle frequenze di RBE, Radio Bequite Evangelica da Terra Madre, Salone del Gusto 2024. Siamo in trasferta per raccontarvi vari, eh, mh, varie sfaccettature di, questo, di questa grande e bella e variegata realtà che è appunto il Salone del Gusto. Davvero cogliete l'occasione se riuscite eh, per fare un passaggio, peraltro è gratuito, insomma non si paga nemmeno il biglietto d'ingresso, ma è un'opportunità di conoscenza incredibile perché offre non solo l'opportunità di conoscere i cibi ma anche da dove vengono, come sono prodotti, qual è la loro storia, qual è il loro recupero in certi casi, questo è davvero un aspetto fondamentale che arricchisce tantissimo questo appuntamento del Salone del Gusto eh, di, di Terra Madre e adesso noi viaggiamo, andiamo lontano andiamo in eh, Senegal e non solo per parlare insieme alla nostra ospite Maria Massonco che è con noi, che parlerà in francese, lei parla in francese, cercheremo di tradurre eh, per, per chi appunto non conosce questa lingua, perché eh, Mariamma fa parte di questa associazione la noi siamo la soluzione, noi donne, nous femmes, c'è ça Mariamma? Sì, tutto a fait, je m'appelle, bonjour, Mariamma Sonko, je suis de nationalité sénégalaise, présidente du mouvement panafricain, nous sommes la solution qui est, in uh, 8 paesi a livello dell'Africa de l'Ouest. Allora, si chiama Maria Masson, che è presidente di questa associazione Noi Siamo la solution, che è in 8 paesi panafricani, cioè Burkina Faso, Mali, Guinea, Ghana, Gambia, Senegal, Guinea-Bissau e Guinea. Quindi, insomma, un, 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 un ampio, è un grosso eh, territorio. Oui. E Euh, euh, depuis êtes, euh, 2011, 2011 que nous avons 2011, mis en place euh, ce mouvement et nous travaillons à, à promouvoir l'agroécologie pour une souveraineté. alimentare in Africa. Quindi si occupano di agroecologia agro e di agro, eh, agricoltura, un'agricoltura biologica perché forse se, uno non, non si immagina ma il problema eh, dell'inquinamento e dell'utilizzo di elementi chimici è presente anche in Africa e gli ha, Euh, un gros débat sur la pollution oui. en Afrique tout à le... fait tout mmh. à fait par rapport à cette pollution là aujourd'hui les femmes sont debout parce que qui connaît l'Afrique c'est que euh, l'agriculture est supportée par les femmes rurales donc aujourd'hui nous pensons que ces femmes rurales euh, si elles sont autuyées, on renforce leurs capacités. Elles peuvent porter le développement de l'Afrique. Donc aujourd'hui, ce mouvement est en train de travailler dans le renforcement de capacités des femmes en leur donnant des outils et les moyens de pouvoir porter vraiment le développement dans leur localité, mais un développement durable et écologique. Quindi stanno cercando di portare uno sviluppo che sia durevole ed ecologico, uno sviluppo che viene dato in mano alle donne eh, che già lavorano abitualmente, ma sovente non sono riconosciute. Elles son les, les oui, dans elles ce le donne non sono riconosciute, le donne, in questo ruolo. Il lavoro delle donne è poco riconosciuto, allora che sono le pioniere del sviluppo rurale. Sono loro che sono al centro, al cœur, veramente del sviluppo rurale del uh, mondo rurale a livello dell'Africa mm. sono le donne che sono al centro di questo sviluppo rurale nell'Africa Elles dans les champs, elles sont dans les maisons, elles sont dans les marchés, elles sont partout. Donc elles qui portent le développement. Sono dappertutto le donne, sono nei campi, nelle case, nei mercati, sono loro che portano a conoscenza questo sviluppo. Elles la chance di uh, fatto grandi studi ma hanno delle conoscenze che hanno ricevuto da generazioni e generazioni che hanno avuto dai loro ancestri. Quindi, anche se non hanno fatto grandi studi, hanno comunque avuto delle, delle conoscenze trasmesse dai, eh, dagli AVI insomma, che hanno saputo tramandare delle conoscenze anche al di fuori diciamo, dell'ambito scolastico. L'agroecologia regorge tutte queste conoscenze, savoir e savoir-faire che euh, le donne che dobbiamo. vraiment porter et aider les femmes à pouvoir transmettre ces savoirs à leurs enfants, à leurs petits-enfants pour un développement harmonieux. Nuovo della loro località. Mm, quindi l'idea lo, è proprio quella di tramandare queste conoscenze anche ai nipoti, ai figli, in modo da non perdere eh, questi, questi saperi. Eh, Mariamma, tu puoi fare un esempio? Qual è un prodotto al quale tu pensi in questa agroecologia? Oggi, con il mouvement, siamo la soluzione. Noi metteremo in place delle ferme agroecologiche intégrate, dove noi implantiamo tutto quello che è agricoltura. tout ce qui est euh, euh, élevage, pisciculture, apiculture, tu connais les oui, abeilles, oui, oui, oui. apiculture, euh, agroforesterie, transformation. valorizzazione del sondaggio. Sì, sì. Cioè fa, hanno delle fattorie yes. dove raccolgono dei saperi che toccano un po' tutti gli ambiti dell'agricoltura, l'allevamento, l'agricoltura, eh, l'allevamento la, dei pesci, quindi la, la, la piscicoltura, ma anche l'apicoltura, eh, l'allevamento la, la, le, e sono dei luoghi dove mh, si trasmettono da un'etude, ossia un des moments de, de connaissance. Oui, de... Oui, okay. oui, oui. On, on renforce la capacité des acteurs sur les différents domaines dont je viens de te parler par rapport aux normes agroécologiques. Donc, il y a des enseignements sulle sur les normes qui eh, regardent l'agroécologie. Aujourd'hui, au niveau de nos euh, zones d'intervention, tout ce qui est consommation euh, locale et eh, de qualité, on est en train de le promouvoir. En tant que femmes, nous avons euh, des connaissances sur comment consommer euh, un produit de qualité et euh, comment produire avec beaucoup de qualité. Donc, on pense qu'aujourd'hui, ces femmes-là, si on essaie de renforcer leurs capacités, on peut porter le, le développement au niveau de nos localités. Quindi, già nel locale, lavorano molto su questo aspetto di attenzione alla qualità dei prodotti, eh, che vuol dire anche il rispetto chiaramente delle norme che li fanno rientrare nell'agroecologia, e, eh, e quindi insomma poter eh, poi diffondere queste conoscenze anche a livello più eh, allargato. Eh, vient la curiosité de demander à Maria, ma qui sont supportés. Vous êtes supportés par qui Nous sommes supportés par des fondations et organisations extérieures, mais aussi par des ONG locales. Africaines. Mm. On est supportés surtout par l'ONG Fahamo Africa, qui est basée à Nairobi, mais qui a son bureau au Sénégal. Depuis notre, le lancement de la campagne, c'est vraiment l'ONG qui a pris l'engagement d'accompagner le processus vraiment de ce, de ce mouvement depuis 2011 à nos jours. Et c'est cette ONG qui assure la coordination du mouvement au niveau de l'Afrique. Quindi sono diciamo, supportati a livello internazionale da vari organismi, ma c'è anche una, un organismo africano che ha preso in gestione proprio diciamo, l'aspetto anche burocratico di gestione di questo percorso Non somme la solution, questo progetto eh, di cui Mariamma ci sta parlando e quindi insomma, si sta prendendo coscienza anche proprio in Africa dell'importanza di questo progetto. Sei importante avere un support africano che passo fait. il maestro internazionale. A support euh, africain, on a aussi nos États, nos gouvernements qui ont commencé à nous soutenir dans le travail qu'on est en train de faire parce qu'ils ont commencé à voir les fruits. Aujourd'hui, nous avons mis en place un bouillon naturel pour assaisonner les plats parce qu'il y a les bouillons industriels qui causent beaucoup de maladies en Afrique. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu connais bouillon? Non. Bouillon, c'est comme les cubes qu'on prend pour mettre okay. dans les repas. OK. Hmm? Duké, don un, un, uh... ça donne beaucoup de maladie okay, okay. quand uh, quelqu'un est malade il va à l'hôpital on dit ne mange pas ce sì, quindi sono dei prodotti che non, non sono sani non sono buoni ma portano proprio delle malattie mais aujourd'hui nous avec les épices traditionneles locales on a fait un métissage mm. et avoir un produit fini qu'on a amené à la, à, au laboratoire qui a été bien on a eu le froid le frais c'est l'autorisation oui. de production okay. et de commercialisation avec code barre et tout aujourd'hui on a tout ça parce que on pense que l'alimentation si on produit sainement on doit manger sainement mais on produit sainement et au niveau de la cuisine il y a un autre produit qui vient tout gâter Non è buono, non è buona alimentazione. Quindi c'è tutto anche un concetto di alimentazione molto attento a quello che si produce, a quello che si mette dentro questo prodotto. Lei parlava di spezie che hanno utilizzato, le hanno mixate e eh, attraverso l'utilizzo di queste spezie hanno potuto ottenere il permesso appunto di produrre eh, determinati alimenti eh, evitando che invece facessero male. Quindi insomma eh, se, è anche una, una promozione mi viene da dire. Del product local et c'est une promotion de ce que vous avez et de ce que vous pouvez utiliser. Utiliser mm. exactement, donc euh, ça n'a pas été facile d'avoir cette autorisation depuis euh, euh, dix ans. Presque on est en train de courir derrière C'est cette année. Dix on a pu avoir. <laughs> veramente questa autorizzazione a au livello dei nostri paesi. Non sei un concetto? Uh, ouais, C'è un gran combattimento che abbiamo messo. È un eh. stata un una grande lotta. Ci ho messo dieci anni per avere questa autorizzazione, però insomma, tutto è possibile, certo ci vuole costanza mm. e tanto impegno. Merci, Mariama, Grazie, buon lavoro. Buon ritorno e buon lavoro con noi. Siamo la soluzione. Noi siamo la soluzione. Questo percorso eh, dedicato alle donne per un maggiore, una maggiore. Responsabilizzazione, ma anche valorizzazione del ruolo delle donne nel settore dell'agroecologia.